Philadelphia News 2 maggio 2015. Domenica 26 aprile la Corale Franci di Pienza ha animato la Santa Messa e tenuto un concerto nel pomeriggio. I giorni scorsi abbiamo avuto a Nomadelfia Massimo Gorreri, fotografo freelance. Giovedì 30 si è concluso il campionato femminile di pallavolo. Mi chiamo Massimo Gorreri, sono un fotografo professionista, freelance. Collaboro con delle agenzie fotografiche italiane che poi vendono servizi in tutto il mondo. È la seconda volta che vengo a Nomadelfia, la prima volta sono stato solo 2 giorni e adesso 4 giorni. È stata un'esperienza meravigliosa e spero di tornare molto presto. Mi occupo più che altro di fotografie di reportage, per cui ho fatto un lavoro sulla comunità, e sulle persone, sul discorso delle famiglie allargate. I soggetti sono molto interessanti e c'è tutta una storia dietro che bisognerebbe far raccontare in modo notevole, insomma. Beh, la solidarietà delle persone e la facilità con cui accolgono chiunque con tutto l'amore possibile è che cosa che si vede molto raramente. Giovedì 30 aprile si è concluso il campionato WISP con la partita contro Roccastrada vinta 3-1. Questo primo campionato di pallavolo ha dato grandi soddisfazioni, non solo per i risultati raggiunti nelle partite nel campionato, ma soprattutto perché finalmente, grazie al confronto alle altre squadre, le ragazze sono cresciute in vari aspetti dello sport, ma anche della vita. Si è consolidato il senso della squadra, il rispetto delle altre e anche quello della disciplina. Sono migliorate le loro prestazioni fisiche, ma soprattutto hanno scoperto anche che la concentrazione e la volontà sono fattori molto importanti in questo sport. Anche le allenatrici sono cresciute insieme a loro, ma la grande conquista è che nonostante alcune difficoltà, scoraggiamenti e risultati non sempre perfetti, possiamo dire che sono sempre state delle partite e che si sono divertite proprio tutte. Ciao, noi ci siamo divertiti un sacco in questo campionato e vorremmo farlo anche l'anno prossimo molto volentieri. Siamo partiti un po' malino, ma poi alla fine è andato tutto bene. Seconde.